Buon pomeriggio da Alessandro Ranieri, benvenuti ad una nuova edizione del TG di Newsmarket.it. Iniziamo come al nostro solito con le principali notizie dall'Italia e dall'estero. Crisi, il Premier Monti, noi e l'Unione Europea siamo alla fine del tunnel, no al voto senza riforma. Disoccupazione tocca il record storico a giugno 2,8 milioni. Scontrini, irregolare è il 38%, il bilancio della Guardia di Finanza da inizio anno nelle città e luoghi di vacanza. Spending review, il ministro della Salute Balduzzi, il provvedimento sui farmaci porterà risparmi anche al cittadino. In mano ad una tribù il carabiniere rapito, l'impegno dello Yemen per la liberazione. Eccoci di nuovo in studio, andiamo subito però a vedere le principali notizie dalla nostra regione. Spending review 15 milioni, 6 in più alle Marche per i danni della neve a febbraio. Incidenti in montagna, 7 gli scout giovanissimi salvati stanotte erano bloccati sui Sibillini. L'amministrazione comunale di Potenza Picenna dice stop al nudismo e agli atti osceni nella spiaggia Acquabona. Londra nuoto, la furia di Filippo Magnini, l'Italia ha sbagliato tutto. Benissimo, per approfondire il quadro regionale iniziamo a collegarci con le nostre redazioni. La prima redazione ci colleghiamo con Ancona dove c'è Isabella Grifalconi. Grazie per la linea. È amareggiato e dispiaciuto, ma se lo aspettava. Il sindaco Fiorello Gramillano, ospite di oggi della trasmissione di Radio Conero Presa Diretta, parla delle dimissioni dell'assessore Marina Maurizi del PSI. Durante la giunta di oggi, ha annunciato il sindaco, non ci saranno le sostituzioni degli assessori Della Bella e Maurizi dimissionari. È tutto, restituisco la linea. E adesso invece andiamo a Macerata, dove Chiara Principi ci racconta quali sono le ultime notizie. Grazie per la linea, le principali notizie da Macerata. 25.000 gli accessori falsificati con marchio D&G sequestrati nella zona industriale di Civitanova Marche dalla Guardia di Finanza destinati alle boutique del centro e nord Italia. Stop al nudismo lungo la spiaggia di Acquabona a Potenza Picena, dove secondo l'amministrazione comunale potentina i nudisti, anche in presenza di altri bagnanti, si abbandonano ad Tioceni. È tutto. Molto bene, Gabriele Grasso è in linea dalla redazione di Pesaro, sentiamo cosa ha da dire. Grazie per la linea. Gravissimo schianto ieri pomeriggio sulla Monte Labattese all'altezza di Villa Fastigi di Pesaro. Una pesarese di 66 anni si è scontrata frontalmente contro un camion. Gravi le condizioni della donna estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. La provincia di Pesaro Urbino ha presentato il progetto Viaggi Arte, 5 percorsi multimediali nelle aree interne, itinerari audio e video per turisti e cittadini da scaricare su smartphone, tablet ed MP3. È tutto, vi restituisco la linea. Bene, adesso invece passiamo alla redazione di Fermo Ascoli Piceno dove è pronta Ilenia Tozzi. Sì, grazie per la linea, ben trovati. Sul bonus TOZ da 1.400 euro concesso ai dipendenti per le spese di acquisto di libri scolastici interviene il segretario regionale della Filctem CGL delle Marche, Domenico Ticà. L'iniziativa del gruppo calzaturiero ha più il sapore della carità che non dei diritti. Torna ad Ascoli invece giovedì 2 agosto il tradizionale appuntamento organizzato dalla Confartigianato e dal gruppo Sarti Piceni, spettacolo nello spettacolo con moda, canto e ballo, che animeranno la serata condotta dal giornalista Rai Paolo Notari. Per il momento è tutto. Concludiamo il nostro giro delle redazioni collegandoci con Senigallia dove troviamo Alberto Olivieri. Buongiorno dalla redazione di Senigallia. Il libro Le città italiane del Medioevo XII-XIII secolo verrà presentato alle 18 di giovedì pomeriggio nel cortile della Rocca Roveresca di Senigallia. Online la sigla 2012 del Summer Jamboree Italian Eyes, nuova hit di